Allora, inizio dall'ultimo intervento fatto dalla consigliera Cassina, che condivide alcuni dei punti che ha sottolineato. Non condivido assolutamente la definizione di salto nel buio del bilancio, che mi sembra assolutamente fuori luogo, però alcune delle problematicità che ha espresso e sottolineato sono problematicità vere. E infatti, come dicevo prima, ci troviamo di fronte a un bivio: o investiamo sulla farmacia comunale o la perdiamo. Appunto per quello che lei ha detto prima. Noi che cosa abbiamo deciso? Abbiamo deciso di investire, chiaramente. Abbiamo deciso, il CDA ha deciso di investire andando a seguire quello che era stato anche uno dei cardini della nostra campagna elettorale. Lei ha citato lo sportello ASL. In realtà ricordo che lo sportello ASL non è un servizio essenziale che il Comune deve erogare, ma che penso tutti noi riconosciamo abbia un alto valore per la cittadinanza. Il Comune si trova in una condizione tale per cui, per motivi di spazio, per motivi di personale, non riusciamo più a gestirlo, così nella sua interezza. Abbiamo avviato tutta una serie di colloqui con l'ASL, già, se non ricordo male, nel mese di settembre, di ottobre, quando ancora c'era il vecchio direttore. E abbiamo iniziato a ragionare insieme a loro su quali potevano essere le soluzioni, perché al servizio tenevamo, ma dovevamo trovare una modalità di gestione differente. Abbiamo lavorato su questo, abbiamo trovato delle soluzioni interessanti. Lo sportello non è ancora stato spostato e stiamo facendo le ultime verifiche per capire esattamente che cosa può essere spostato, perché alcuni piccoli servizi non possono essere spostati. Evidentemente gli eventi straordinari di cui parlava prima il consigliere Cassina, in buona parte queste tipologie di servizio non può essere spostato al di fuori del comune. Sugli specialisti, l'ho detto prima, forse non mi ha sentito, ma noi non abbiamo ancora fatto nessuna richiesta, non abbiamo ancora sponsorizzato lo sportello, abbiamo già avuto una serie di richieste e di interesse da parte dei medici, non di medicina generale, ma gli specialisti, appunto. Quindi sono convinto che anche da quel punto di vista riusciremo a centrare il segno. Lei diceva che non vede l'ora di vedere il fatturato crescere, mi dica se ci sono delle altre modalità per farlo crescere se non l'apertura di un ambulatorio proprio di fronte alla farmacia comunale. È evidente che una delle cose che ci ha guidato è anche stato proprio il fatto di andare a rafforzare da un punto di vista dei numeri la farmacia comunale stessa. Venendo invece all'intervento del dottor Barra. Il dottor Barra si è dimenticato nella fase iniziale che oltre a SOS Dognocchi abbiamo sentito anche la residenza, abbiamo avuto modo di visitare diverse farmacie comunali in giro per la nostra provincia e andare a capire quali sono stati i fattori che hanno permesso di avere delle farmacie comunali con degli ambulatori adiacenti che sono strutture di successo. Evidentemente sono stati fatti in altri periodi, è vero, doveva essere fatto prima. Poteva essere fatto 3 anni fa, poteva essere fatto 10 anni fa, doveva essere fatto prima. Evidentemente stiamo partendo con ritardo. I medici di medicina generale noi li abbiamo sentiti, abbiamo mandato delle lettere, non l'amministrazione, ma in maniera professionale la farmacia comunale ha mandato delle lettere ai medici di medicina generale, hanno risposto in quattro e noi con quei quattro ci siamo confrontati. Gli altri hanno detto che non erano interessati, non capisco quale sia il problema. Noi assolutamente eravamo aperti, tutti sapevano che si stava lavorando su questo progetto, penso di non aver mai cacciato nessuno dal mio ufficio, bastava venire a parlarmi, avrei accolto molto volentieri qualche suggerimento in più. Lei ha fatto la domanda se serve o non serve, mi sembra evidente a chiunque che qualcosa da fare sulla farmacia comunale è assolutamente indispensabile. Lei preferisce venderla? È un'opzione, noi preferiamo invece tenerla e potenziarla. Sul conflitto di interesse non ho veramente capito da parte mia quale possa essere il conflitto di interesse perché davvero non ne vedo nessuno. Io, tra l'altro, il mio medico di medicina generale non è tra quelli che andrà a lavorare nell'ambulatorio, quindi conflitti di interesse da parte mia, ripeto, non ce ne sono assolutamente. Tra l'altro, anche quell'accenno sulla gratuità davvero non l'ho capito. Mi risulta che l'ambulatorio di San Salvatore e di Gurone
viene dato gratuitamente ai medici di medicina generale, quindi non capisco neanche questa preoccupazione sulla gratuità. Evidentemente sono state fatte da parte del CDA delle scelte perché la soluzione fosse sostenibile e si è deciso di andare a inserire delle tariffe per l'uso della farmacia. Mi è molto poco piaciuto tra l'altro l'accenno sul fatto che questi medici sono di più peso rispetto agli altri. Per me sono tutti medici, non è un problema se sono più o meno pesanti, non so bene da che punto di vista. Evidentemente questo è un servizio che, se hanno deciso di aderire, è probabilmente utile anche per loro, e evidentemente se decidiamo di andare avanti, visto che non ci muoviamo sulla base di un programma futuribile ma su cose concrete, su numeri, evidentemente vuol dire che tutti i numeri per portare avanti questo progetto ci sono. Tra l'altro, la cosa che mi verrebbe da dirle, se ritiene importante poter offrire un servizio in più, dovrebbe essere forse lei il primo a dire: sposo questo progetto e vengo io addirittura a lavorare all'interno del poliambulatorio stesso. Noi ne avremmo bisogno. Tra l'altro lei è sicuramente un medico che ha un numero di mutuati particolarmente alto, per noi sarebbe sicuramente prezioso e sicuramente verrebbe incontro a quelle che sono le tante necessità dei cittadini, perché più la farmacia comunale è forte e più noi riusciamo a erogare servizi di qualità ai cittadini. Quindi il fatto che la farmacia comunale fatturi di più è un bene per tutti, è un bene sicuramente per tutta la collettività, quindi noi su questo ci dobbiamo impegnare, su questo noi ci stiamo impegnando. Non mi sembra di aver... No, ecco, sul fatto di andare a sistemare l'ambulatorio di Gurone, evidentemente se anche voi non l'avete fatto a suo tempo, è perché, come abbiamo visto stasera dalla presentazione del bilancio, andare a tirar fuori 4 soldi è una cosa veramente difficile e complessa. Si figuri, se io me le sento spesso da parte anche dei miei vicini di casa per le condizioni dell'ambulatorio di Gurone, ma è evidente che sono due progetti che sono completamente diversi: uno ha sostenibilità economica, l'altro ha sostenibilità economica all'interno della farmacia comunale. In questo momento non la potrà trovare, magari se lei viene a lavorare all'interno della farmacia della poliambulatorio riusciremo ad aumentare talmente tanto il fatturato che potremo investire anche all'interno di quello. Però davvero non riesco, ho capito e condivido alcune dei punti di attenzione che ha sottolineato il consigliere Cassina, poi evidentemente preso atto, condivisa l'analisi, evidentemente vediamo due uscite diverse, tra l'altro vediamo un obiettivo comune che è quello della crescita, magari non esponenziale, ci basterebbe un poco più che lineare della farmacia comunale. Quindi condivido, le dico, ne siamo ben consci come amministrazione e ne è sicuramente ben conscio anche il CDA. Devo dire che invece ho capito molto meno le osservazioni fatte dal consigliere Barrel. Se ci sono dei suggerimenti, delle migliorie che possono essere apportate al servizio che viene erogato dalla nostra farmacia comunale, cioè, siamo tutti qua per recepirle, cioè chi mai andrebbe a non accettare proposte interessanti che vanno nell'ottica del miglioramento della farmacia comunale stessa? Evidentemente, tra l'altro, non mi ricordo se in commissione era stato citato, ma alcune delle progettualità, tra l'altro, da mettere in campo abbastanza brevemente da parte del Consiglio di Amministrazione del Presidente della Farmacia, sono proprio nell'ottica di andare a migliorare il servizio erogato al cittadino da un lato e, forse lo accennavo prima, anche una ristrutturazione dell'interno della farmacia comunale che non so da quanti anni è così com'è, probabilmente ha bisogno anche di una modalità di esposizione dei prodotti, di gestione delle code che va sicuramente migliorata. Quindi se lo sprone è quello di lavorare sempre meglio, e l'ho capito bene, l'ho capito, perlomeno mi sembra che l'ho percepito dall'intervento del consigliere Cassina, assolutamente sì. Ma alcune delle riflessioni che ha fatto lei sul conflitto di interesse da un lato, sul fatto che ci sono altre strutture da sistemare, sul fatto che non c'è nessun giovamento per la collettività da questo progetto, a prescindere mi sembra che davvero manchi di fondamenta. Il progetto, se funzionerà,
porterà a dei benefici alla farmacia comunale, ma visto che la farmacia comunale è di proprietà del comune e il comune è dei cittadini, evidentemente tutto questo andrà a ricadere in maniera positiva su di loro. Questo è sicuramente il primo punto. Seconda cosa, il fatto dell'intervento sugli altri ambulatori mi sembra particolarmente importante. Ringrazio i medici di medicina generale che operano anche all'interno delle frazioni, penso a San Salvatore e penso a Gurone nello specifico, dove offrono un grandissimo servizio. Se non ci fosse quello, sicuramente saremmo in forte difficoltà, non c'è nessun problema nell'ammetterlo, penso che tutti noi siamo consci di questa cosa, però andare a paragonare questo intervento con un ipotetico intervento alternativo sull'ambulatorio di Gurone vuol dire o avere non poca dimestichezza, ma proprio non saper vedere i numeri, o non capire l'importanza di questo progetto nell'ottica dell'ampliamento dei servizi. Si era prenotato Battaini. Ma volevo solo, mi pare opportuno sottolineare un paio di dati che ritengo essenziali. Innanzitutto, la farmacia del comune di Malnate, pertanto il nostro obiettivo come amministratori è quella di farla crescere e non chiudere, almeno questo è il mio obiettivo. Se qualcun altro ha obiettivi divergenti, li palesi pure, che siamo qua, ognuno ha diritto a dire a fare le sue proposte. Dopo ovviamente diciamo che c'è un momento di sintesi e di decisione. L'ampliamento dei servizi che offre la farmacia e in primis l'ambulatorio è elemento essenziale per far sì che la stessa non chiuda. Pertanto concordo in pieno con l'intervento e l'auspicio di Cassina, che fa tifo per la farmacia, mentre per l'ampliamento di volumi del fatturato è quello che vogliamo anche noi, Cassina, non è... mi trovi ogni tanto concorde, ecco, un po' meno su quello che dice Barel, ecco, che probabilmente mi sarei aspettato il fatto che si faccia portavoce di interessi consolidati, e qualche conflitto di interessi penso che lui l'abbia a portare avanti in consiglio comunale nel ruolo di consigliere comunale e di medico. Mi sarei aspettato magari un po' più di tatto sotto questo aspetto, cioè benvengano le posizioni che hanno i medici, che non vogliono, sono già autosufficienti, non vogliono accedere a ulteriori spazi. C'è qualcuno che però si è dato la disponibilità, perché dobbiamo toglierla? Cioè il fatto che i medici visitano in locali attigui alla nostra farmacia è un passaggio essenziale affinché la farmacia aumenti il suo fatturato. Tutto qui, non penso ci siano altre motivazioni. Fatto stesso poi che venga legato questo alla manutenzione o rifacimento degli ambulatori nelle frazioni mi sembra abbastanza, non sta in piedi. Questo intervento lo fa la farmacia comunale con i suoi mezzi, come ha ribadito il sindaco, noi qualche problema di quel tipo l'abbiamo. Ecco, su questo fatto che già in passato queste proposte erano state fatte, io mi ricordo più di 10 anni fa Scaramelli aveva sottoposto questo progetto ai medici di allora, ed anche allora c'era stata una chiusura totale sotto questo aspetto per il fatto di l'ambulatorio, il poliambulatorio abortì ancora prima di nascere, cioè venne praticamente cassato dalla indisponibilità dei medici a utilizzarlo. Ogni tanto queste proposte vengono fatte e c'è questa
posso chiamarla lobby dei medici, che si oppone in modo spinto a questo discorso. Ecco, vorrei capire qual è la motivazione, ecco, tutto qui. Ribadisco comunque che questo è un passaggio fondamentale, l'investimento nel poliambulatorio, affinché la farmacia non chiuda. A noi preme che la farmacia non chiuda, pertanto siamo favorevoli a questo tipo di intervento. Grazie. Interessi, non ho mai detto che il sindaco abbia un conflitto di interessi. No, ma questo, allora signori, questo sta scritto ed è stata scritta prima di avere la relazione sull'affitto, perché si era chiesto e non era. Ma questo, ripeto, è lo scritto di una lobby Battaini. So che a questo punto il capogruppo del PD in consiglio comunale definisce i medici di Malnate una lobby, e questo è chiaro. No, poi ho capito anche che ci è conflitto tra il ruolo di medico e il ruolo di consigliere comunale. Evidentemente, vabbè, vorrà dire che non farò più il medico, non farò più il consigliere comunale. A voi piacerebbe più che non facessi il consigliere comunale, ma io penso che andrò avanti a fare tutte e due. Il concetto di fondo è uno solo, caro sindaco, allora le darò del lei, visto che quando si inalbera mi dà del lei, allora le darò del lei. Ah, no, non è sempre così. Comunque, caro sindaco, allora io non vedo la ragione per cui abbia interpretato male questa cosa, perché in effetti qui è scritto chiaro. Cioè, credo che Paganini, penso che tu lo sappia, scusi lei, posso dire lei, che cioè, questa cosa, questo conflitto non sta bene, insomma, non può esserci. Ecco. Detto e chiarito questo, credo che il discorso conflitto di interessi, perché poi tra l'altro cioè, è un momento in cui fermentate su sta storia qua, mi sembra, no? Quindi cioè, devo dire francamente, cioè, io ogni tanto vengo, adesso recentemente sono stato tempestato da una cosa che non sapevo neanche che fosse, non ho capito che riferimento fosse, ma non c'entra con la farmacia comunale, mi è piovuto in testa, dico, e questo da dove viene? Vabbè, comunque il problema, ripeto, è questo: non c'entra niente l'amministrazione, non c'entra niente il CDA. È una norma di legge in cui si dice che la farmacia non può dare gratuitamente un ambulatorio. Non che non può dare, è opportuno che non lo dia per un evidente conflitto di interessi. Come è una cosa che stona, ed è questo il problema, il fatto che la farmacia dia in modo a dei medici l'ambulatorio. Si potrà obiettare che già probabilmente c'è un ambulatorio sopra una farmacia. Per carità, prevengo l'obiezione. Voglio ricordare che i medici che occupano quell'ambulatorio, quel poliambulatorio, poli perché ci sono più medici, non perché è un poliambulatorio. Ecco, perché ci sono più medici. Il poliambulatorio è un'altra cosa. L'ambulatorio di medicina generale con più medici non è un poliambulatorio. Il poliambulatorio è l'ambulatorio che contiene più specialità. Il problema è che quei medici, tra cui ci sono io, da più di 20 anni fanno l'ambulatorio in piazza 25 aprile, al 7, al 9, al primo piano, al quarto piano, al terzo piano. Quindi quella storia lì chiaramente la stoppo subito, così abbiamo, e pagano regolarmente l'affitto. Ora, nel momento in cui si dice questo, lo si dice nel momento in cui noi non siamo a conoscenza del fatto, ma tra l'altro vi dico di più, non abbiamo mai visto un progetto, nessuno di noi l'ha mai visto. Non sappiamo che cosa verrà fuori e soprattutto non sappiamo chi gestirà dal punto di vista amministrativo questo poliambulatorio e quali sono i costi che graveranno sulla farmacia comunale per questo poliambulatorio. Detto questo, se ho offeso qualcuno mi dispiaccio, ma non era nelle mie intenzioni. Un momento, perché ci si erano prenotati Brusa e Cassina. Facciamo fare la domanda, però non vorrei fare che si aprisse un dibattito. No, volevo solo chiedere. Un momento, aspetta. 4. No, volevo solo chiedere, perché di questo io sono venuto a conoscenza che vi è stato chiesto a tutti i medici cosa se vi interessava questo era. Boh, basta, cioè non hai approfondito in quel momento lì quali erano l'offerta. Cosa facevano? No, hai detto no, bene, cioè, ok, tutto qui. Ok, però...
No, per il fatto che ho detto no vuol dire che io non devo metterci becco? Ma chiedo, cioè, ma... No, ma per carità, ma ci potrò dire, secondo me mettere un ambulatorio dove ce ne sono già due vicini, dottor Carletti e la dottoressa Vanoli, tra l'altro una precisazione, i medici di base dentro lì sono tre, uno è il dottor Giuliani, due la dottoressa Isella, tre è il dottor Corengia. La dottoressa Carli è una pediatra di base, quindi su 12 medici 9 non aderiscono al progetto e 3 aderiscono. Ma questo è una scelta, ci mancherebbe, ma per carità di Dio, cioè non è un problema, ok, cioè non è questo il problema. Il problema è che non vorrei che comunque venissero fatte delle discriminazioni. Mi dispiace che si facciano delle discriminazioni nei confronti delle categorie nell'ambito di un consiglio comunale dove abbiamo sentito parlare di pari opportunità o mucche di altre cose. Grazie. Brusa. Ci sono? Sarò velocissimo, a prescindere dal fatto che c'è qualche dubbio rispetto al documento di cui... se non sappiamo se era uscito in commissione rispetto alla gratuità dell'ambulatorio, giusto? Dell'affitto dell'ambulatorio. C'è un documento, qualche cosa che era uscito in commissione? Pur parlé. Ok. A prescindere da questo, alcune semplici considerazioni, non entro nel merito dei numeri perché è tardissimo, poi le cose sono state secondo noi fondamentalmente già dette. Parto da un intervento del sindaco per arrivare a uno che mi è piaciuto molto di Filippo. La scelta è o vendere o investire, e come è stato già detto più volte noi abbiamo scelto di investirci, anche perché come lo definiscono in tanti il gioiello di famiglia, sinceramente vendere un gioiello di famiglia mi mette un po' tristezza, non ne abbiamo neanche tanti se vendiamo anche quei pochi che abbiamo. Chiamarlo poi gioiello di famiglia però secondo me non è appropriato, perché sembra quasi che la famiglia sia una cosa molto chiusa. In realtà la famiglia siamo noi, la cittadinanza, perché la farmacia è di tutti, è un bene di tutti. Oggi quando Paolo mi ha detto dai intervieni tu sulla farmacia, ho guardato un po' in internet velocemente, ci sono un po' che aprono, un po' che chiudono, un po' che vendono di qui, di là, destra, sinistra, i numeri non sono neanche certi rispetto ad un eventuale guadagno nel vendere il gioiello di famiglia. E poi appunto se lo vendiamo magari quest'anno paghiamo un po' meno tasse, però l'anno prossimo non abbiamo più il gioiello e ci tocca pagare lo stesso le tasse. Ma l'obiettivo secondo me per cui dobbiamo veramente puntarci, perché dall'anno prossimo i servizi sociali avranno un'ulteriore legnata. Filippo ci ha già parlato dei piani di zona che dall'anno prossimo vari, non rientriamo in questi concetti che tutti sappiamo, e allora dobbiamo assolutamente puntare su una farmacia dei servizi. E dicevo che arrivavo a un intervento di Filippo che diceva prima dobbiamo studiare dei modelli innovativi, perché magari puntare su vecchi valori ma sempre attuali come la solidarietà assolutamente è uno dei punti fondamentali del nostro programma. Grazie. Grazie a Brusa. Cassina. Volevo ribadire, forse è stato un pochino frainteso il mio intervento, nel senso adesso non ho capito se era una cosa simpatica per cui mi prendevate in giro e io non ho colto o via dicendo. Ma questa cosa che ho detto del salto del buio è reale, cioè vi ho elencato i primi tre punti che sono tre punti ma veramente preoccupanti, cioè la diminuzione di fatturato così immediata per l'apertura di una farmacia, l'apertura di una nuova, cioè come si può non definire un salto nel buio una cosa di questo tipo? Cioè gli interventi che volete fare, per amor del cielo, credo che sia chiaro oramai che si andrà così, questa è la direzione, avete deciso che supporterete questa proposta del poliambulatorio e quindi il mio intervento era semplicemente per analizzare tutte le criticità che ci sono e credo che siano condivise e siano evidenti, non ci si può nascondere dietro un dito, cioè sono tutte criticità molto pesanti. La mia frase di chiusura, che è stata
così interpretata in altro modo, semplicemente era per dire che a fronte di un muro per cui oramai la vostra decisione è presa e non si può fare altrimenti, da cittadino oramai è fisiologico che il mio voto sarà negativo per tutte queste considerazioni, per tutte queste criticità che ho dimostrato e che sono state concordate, confermate che è legittimo quello che è corretto quello che ho scritto. Ma il mio augurio è proprio da cittadino di non vedere veramente un grosso buco nell'acqua, perché se fate flop su questa cosa i cittadini veramente dovranno pagare le conseguenze, e questo ovviamente io non posso essere qua ad augurare ai cittadini di pagare ulteriori tasse. Il mio intervento era proprio finalizzato a quello, quindi va bene lo scherzo, ma non fatemi passare per una che vota per la farmacia. Grazie. Vastola. Io invece dichiaro che voterò a favore del bilancio Aspen Farmacie e Servizi Sociosanitari, perché oltre ad essere convinta dell'opportunità che sul territorio di Malnate debba esistere tale struttura, perché la farmacia comunale è sicuramente un punto di riferimento per l'utenza, innanzitutto perché gli utili vengono reinvestiti in servizi sociali, in servizi a favore della comunità, quali il trasporto e la distribuzione del pasto a domicilio per gli anziani che ne fanno richiesta. Sono inoltre favorevole al progetto di dar vita al poliambulatorio di Viale Kennedy, perché al di là dell'indotto economico a favore della farmacia comunale, avere a Malnate un altro centro polispecialistico sarà sicuramente, secondo me, un beneficio per la cittadinanza. Grazie. Grazie Vastola. Sì, un attimo, stavo cercando di spegnere quel microfono. Montalbetti. Siccome si è parlato da diverso tempo di business case, l'unico documento che abbiamo ricevuto è stato quello dove si spiegava l'ammontare dell'investimento della farmacia, ma quello non può essere considerato il business case, perché o si sa, quando si definiscono determinati documenti, di che cosa si tratta, o altrimenti si dice: noi presentiamo, questo è l'ammontare dell'investimento e basta. Il business case, oltre all'ammontare dell'investimento, dovrebbe dire in quanto tempo si rientra, la farmacia in questo caso pensa di rientrare dell'investimento proposto. Quindi sono 100, 110, 120 mila euro che vengono spesi per sistemare sia i locali della farmacia sia l'investimento per il poliambulatorio, però in quanti anni si pensa di ritornare questo investimento? Perché questo non è stato detto. Allora, se si dicono che deve essere fatto il business case, che deve essere fatto il market case, queste cose, o si completano questi enunciati o altrimenti si lascia stare anche di parlare di questi documenti. Grazie. Grazie Montalbetti. 2 anni, circa 50.000 euro l'anno, quindi in 2 anni si rientra nell'investimento. Brusa? No, non schiacciare niente. Una sola domanda per Paola: tu la venderesti? Non ho capito. O la posizione della Lega rispetto, visto che abbiamo detto o vendita o investimento. Cassina? Ma bisogna innanzitutto fare delle stime di mercato, bisogna capire quanto può quotare, perché ti posso garantire che quando eravamo in giunta noi diverse volte, noi come Lega abbiamo chiesto al sindaco e ai precedenti assessori di vendere la farmacia. Ovviamente le quotazioni col tempo cambiano e quindi bisogna capire in questo momento cosa cuba, come dicevi tu, e come... qual è il ritorno di questa cosa? Di sicuro,
Di sicuro i servizi che vengono offerti si possono tranquillamente trovare e anche convenzionare con altre realtà, quindi voglio dire, a fronte di un piano ben organizzato, sì, si può anche vendere. Grazie al consigliere Cassina. Se non ci sono altri interventi, Barel. Visto che nessuno me l'ha mai chiesto, e guardate che se andate a leggere il programma elettorale, noi non abbiamo mai scritto di venderla, abbiamo detto di potenziarla, il nostro programma, lì può darsi, ma questo non abbiamo detto, lì non sta scritto di venderla, lì non sta scritto di vendere la farmacia, i locali, non la farmacia, okay, quindi noi non abbiamo mai detto. Abbiamo detto di ristrutturarla e di metterla in condizione di essere concorrenziale rispetto alle altre farmacie. Abbiamo detto che è utile, basta leggere il programma. Tutti mi dicono che io la voglio vendere, io non ho mai detto una roba del genere. Cioè, andate a leggerlo e vedete. Poi è chiaro che in momenti di crisi dici qualcosa vendo. Che cosa vendo? Quello che mi rende di più, se ho bisogno di più. Se mi basta meno, vendo qualcosa che mi rende meno. Abbiamo proposto un appartamento, due appartamenti di proprietà del comune. Quindi, cioè, nessuno ha mai scritto da nessuna parte che vogliamo vendere la farmacia comunale. Quindi, questo per chiarimento. Grazie al consigliere Barel. Se non ci sono altri interventi, poniamo in votazione il punto 2. Approvazione bilancio di previsione azienda speciale municipalizzata per la farmacia e servizi sociosanitari anni 2012, 2013, 2014. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. Contrari? Astenuti? Nessuno. Passiamo al punto 3, comunicazioni del sindaco. Allora, come qualcuno di voi sa, Enrico Torchia, presidente della commissione affari istituzionali, si deve dimettere da presidente della commissione, lo deve fare perché ringraziamo tantissimo Susanna Maternini per il lavoro che ha fatto, per la serata e per tutto quello che le aspetta. E molto brevemente, vi stavo dicendo che Enrico deve lasciare la presidenza della commissione per sopraggiunti e improrogabili impegni lavorativi e di studio, per i quali gli facciamo i nostri migliori auguri. Lo ringraziamo tanto per il lavoro che ha fatto, riconosciuto sempre anche dalle minoranze. Quindi c'è una comunicazione da parte del capogruppo del Partito Democratico con delle variazioni a seguito di queste dimissioni. Commissione Affari Istituzionali, Paganini Eugenio, membro effettivo, Torchia Enrico, membro supplente. Commissione Bilancio, Colombo Ambrogio, membro effettivo, Torchia Enrico, membro supplente. Ringrazio tutti per la pazienza. Sì, Bare. Allora, grazie Torchia per il lavoro che hai fatto. L'hai fatto con equidistanza, con equilibrio e con competenza. Quindi speriamo che tu non ci manchi, ma penso che sarà Paganini, quindi penso Paganini è competente, per cui no, assolutamente, non c'è problema. Una comunicazione, noi avevamo chiesto, magari in toni accesi, chiarimenti sulla scuola materna Umberto I. Abbiamo avuto i chiarimenti, ma per carità, quindi qui diciamo che abbiamo avuto modo di verificare il bilancio che ci è stato fornito dall'assessore Cardaci e dal sindaco, abbiamo avuto un incontro. Possiamo dire che è vero, cioè, ci aveva preoccupato la voce che c'era un deficit di 15.000 euro, eravamo seriamente preoccupati, ci aveva preoccupato il fatto che si era dimessa la coordinatrice ed eravamo seriamente preoccupati. Abbiamo avuto i chiarimenti dal Presidente, il bilancio ci sembra che potrà farci forse non sorridere, ma ci tranquillizzerà magari nel prossimo anno, speriamo in Dio, perché i bilanci sono sempre una roba che è così. Quindi credo che l'emergenza da questo punto di vista, per quanto ci riguarda, possa rientrare. Ancora una volta mi lamento
questa volta spero che il sindaco non si inalberi, mi lamento perché un pochino più di comunicazione avrebbe tranquillamente evitato il problema. Grazie. Grazie al consigliere Barel. Cassina e Torchia. Poi. Mi unisco ai ringraziamenti di Barel al oramai ex presidente Torchia per il lavoro svolto, per la pazienza dimostrata. Ci mancherà, ma molto probabilmente gli mancherò di più io con le mie mail. Grazie al consigliere Cassina. Torchia. Non mi dimetto più. Vai. Innanzitutto volevo tranquillizzare la consigliera Cassina perché io rimango nella commissione da membro supplente, quindi avremo modo comunque di sentirci con assiduità anche adesso. Grazie a tutti, in particolare al sindaco, a tutti i consiglieri per gli attestati, diciamo, di stima che ho ricevuto. Purtroppo, come ho detto, per impegni lavorativi e di natura di studio non ritengo di avere il giusto, la quantità di tempo necessaria per svolgere con solerzia questo incarico, però rimango all'interno della commissione, per cui il mio contributo ovviamente sotto altre modalità rimane. Grazie, buonasera. Grazie consigliere Torchia, ci vediamo col consiglio fra 2 settimane. Buonanotte.